Lo spirito di questo incontro conviviale, quali sono i motivi che vi hanno spinto a organizzarlo? Sì, noi ogni 2-3 anni in occasione dell'assemblea dei soci, che ha funzioni elettive, ci piace organizzare una serata di incontro, di scambio, così, di impressioni tra amici, ovvero tra coloro con i quali abbiamo fatto un pezzo di strada insieme in questo anno. Lo scopo è quello per ritrovarci in una situazione allegra, non di lavoro, come di solito capita, ma anche per fare il punto su quello che è capitato in quest'anno e che prospettive abbiamo per l'anno prossimo sul tema non solo ambientale, ma anche in generale sul volontariato, sulla cittadinanza attiva, insomma, su temi che condividiamo tutti i giorni. Quindi un modo per fare rete con gli altri gruppi, le altre associazioni di volontariato del territorio? Ah sì, noi siamo dell'opinione che senza rete non si può andare avanti, da qui anche il titolo della serata, che da soli non si può, perché riteniamo indispensabile che tutti gli uomini e le donne che hanno voglia di spendersi per la collettività lo facciano mettendo a fattor comune il proprio tempo. C'è risposta? Beh, io direi che stasera siamo tanti e di qualità molto variegata, quindi direi proprio di sì. Le situazioni che Legambiente ha affrontato in quest'anno? Beh, sono state molte, purtroppo non mancano mai, non ci manca mai il lavoro, nel senso che le tematiche su cui ci siamo mobilitati vanno dalle questioni dell'energia, pensiamo ai tanti progetti di centraline idroelettriche che insistono su tutto il bacino della Dora Baltea, pensiamo ai diversi progetti che sono arrivati per quel che riguarda impianti di biodigestione, sul territorio. Pensiamo all'ultima emergenza, all'ultima vertenza, che è il progetto per realizzare un impianto di pirogasificazione nel sito industriale di Borgo Franco, ma le tematiche che riguardano l'urbanistica, il consumo di suolo, l'ultima vicenda è quella del Bosco San Michele, ma non è forse neanche la più grave, ce ne sono altre molteplici. Ci siamo impegnati sulla variante strutturale del piano regolatore di Strambino, non siamo riusciti purtroppo a star dietro a Mercenasco, che ha ampliato, no, vuole, intende ampliare l'area commerciale. Le tematiche sono molteplici, ci rivolgiamo anche alle questioni dell'agricoltura, del territorio, insieme ad altre associazioni. Ecco, come diceva poco fa Mimmo, la nostra fortuna è che non siamo gli unici. Ci sono gruppi, comitati, pensiamo alle vicende delle centraline piuttosto che del pirogasificatore, ma del lago San Michele, ecco, sempre lavoriamo insieme a molte altre realtà, sia di comitati di cittadini che associazioni, di cui molte sono presenti qui questa sera. Mediapolis, qual è il punto? Beh, certo, non poteva mancare Mediapolis. E allora, tecnicamente la situazione è questa: la società è in stato di fallimento perché un loro fornitore ha presentato istanza di pagamento, l'ultima risorsa che si è inventata la società è quella di ricorrere al tribunale, presentare in tribunale un progetto di concordato. Con una curiosa motivazione, dicendo il nostro progetto è ancora valido, per poter trovare i soldi necessari a realizzarlo ci devono dare le licenze edilizie, e quindi sembrerebbe quasi che loro chiedano al tribunale di, come dire, facilitare, di intervenire, sollecitare presso i comuni il rilascio di queste licenze edilizie, con le quali loro poi potrebbero presentarsi ai finanziatori, banche, eccetera, per avere i quattrini, che è alquanto curioso. Io penso che
l'abbiamo detto e scritto insieme alle altre associazioni ambientaliste, la vicenda di Mediapolis si è conclusa da tempo, grazie a Dio, ed è finita. Bisogna solo fare attenzione agli ultimi colpi di coda di carattere speculativo. Abbiamo sempre sostenuto che quel progetto aveva una componente, forse l'unica vera componente era quella speculativa di carattere fondiario. Bisogna fare attenzione adesso agli ultimi colpi di coda.